Resident Evil Zero. Dunque, eccoci qua su Resident Evil Zero. L'episodio scorso abbiamo completato, mi sa, la parte dell'istituto, comunque del centro di addestramento, aprendo anche l'ultima porta, cioè la porta dell'acqua, e abbiamo trovato ed inserito le tre lastre di pietra con incise sopra le regole, no, i principi fondamentali dell'Umbrella, cioè disciplina, obbedienza e unità. Però la parte, un pezzo di episodio, in via del tutto eccezionale, dovetti rifarlo, poiché in principio io arrivai fino qua. E adesso avevo aperto anche la porta, e adesso vedremo insieme cosa ci attaccherà. Ma la cosa che ci attaccherà, praticamente mi risultava impossibile da batterla, in quanto la primissima volta che arrivai qua e che voi non l'avete visto, sia Rebecca che Billy erano su pericolo, quindi proprio un tocco e il personaggio moriva. Quindi mi è risultato impossibile combattere la bestia che adesso ci attacca. Perciò cosa ho fatto? Ho ricaricato il salvataggio precedente a questo, quindi al decimo salvataggio, e ho rifatto il pezzettino praticamente dell'episodio dove suoniamo il pianoforte, eccetera, eccetera. In questo modo, sapendo già cosa mi accade e riuscendo a organizzarmi meglio, siamo riusciti ad arrivare qua, non dico sani, ma quasi, perché vabbè, Rebecca è su attenzione arancione, quindi meglio di pericolo, un pochino meglio. E invece Billy è proprio sano, quindi ottimo. Perché adesso ci serve lui nel pieno delle sue forze. Sì. Ecco. Qua un bel pipistrellone mutato. Gigante. Ecco. Attenzione. No, l'ho mancato. Aspetta. Ecco, visto, questo mi aveva toccato, io ero già morto praticamente se fossi stato su pericolo. Ok. D'altronde è un po' impossibile schivare, eh. Aia. Qua purtroppo arrivano anche i suoi amici. L'ho preso. Aia. Oh, ho preso. Come cavolo faccio? Aiuto, mi ha preso. Vabbè, tanto ho appena salvato, quindi anche se mi uccide. Io sarò già in fin di vita, immagino. Vabbè, fa niente. Devo scoprire come ammazzarlo, sta bestia. Ecco, mi ha ucciso. Cioè, ero sano e mi ha battuto lo stesso. Dai, dai, uccidimi, su. Ok. Allora, ci riproviamo. Ma la vedo veramente dura, questa battaglia. Subito. Vai, vai. Fatemi stare. Io continuo. Aia. Continuo a sparare. Morirai prima o poi, stronzo. Aia. Oh, la Madonna! È morto. Cioè, voi non avete idea quanto ci ho provato. Sì, però ho fatto fuori tutto. Vabbè.
Cioè, ci ho provato tantissimo, però era. Infatti, il primissimo pezzo di questo episodio l'ho registrato, diciamo, di sera, anzi notte praticamente. Ho detto, vabbè, ci riprovo il giorno dopo. Ho detto, devo starci qua 3 ore. Prima volta che ci riprovo, andata. Vabbè, meglio così. Ma. Ok. Sembra necessario utilizzare. Oh Madonna, ecco, io l'avevo detto. Il rampino non serve più, lo lasciamo là. Ecco, qua serve il rampino. Sembra necessario utilizzare qualcosa per salire in alto. Quindi il pipistrello, cioè, ha sfondato il tetto e adesso con Rebecca dobbiamo andare su, visto che lui non può usarlo il rampino perché è troppo pesante. Meno male l'ho portato nell'atrio, perché se io non l'avessi preso, vabbè, sarebbe rimasto sul treno che poi sarebbe finito sul pavimento del seminterrato. Va bene, Rebecca non sta bene. Oh, però no, vabbè, i pipistrelli ci hanno preso con Billy, pipistrellini, più che altro, ma non ci ha fatto praticamente nulla. Rebecca qua ha un sacco di roba, però vabbè. Diamola a Billy. Diamola a Billy. Ok. Vabbè, ma già che torno indietro, posso prendere qualcos'altro, magari. Ah. Non saprei cosa, però. Oppure. Oppure no, che stupido, scusate, ma. Ah! Ah, la porta rimane. Non fa più clack, sta roba. Ah, quindi la porta rimane aperta, va bene. Sono scemo adesso, io. Cioè, se vado con Rebecca, c'è il rischio che vada su pericolo. No, no, devo andarci con lui che è sano. Quindi facciamo una cosa. Un attimo perché sono ancora, diciamo, come posso dire, non me l'aspettavo, sono ancora sorpreso che ce l'ho fatta alla prima botta il giorno dopo. Cioè, vedi, spesso conviene andare a riposare e poi ci si riesce. Infatti, facciamo così, scambiamo, aspetta, così, scambia. Diamo tutto a Billy. Si sa mai, magari gli serve qualcosa. Ah no, 4 colpi alla fine. Ah sì, ah vabbè. No, niente. Questo lo diamo a Rebecca. Ok, andiamo con Billy. Equipaggiamo. Perché c'è un punto da superare, cioè quello degli insetti. Vabbè, è qui alla fine, non è che sia chissà dove, però. E adesso faccio sta cosa. Poi immagino che andando sul tetto scavalchiamo il cancello e quindi poi lo apriamo da dentro. Io però salverei. Adesso facciamo sta cosa, poi salverei, perché il pipistrello è stato veramente. Oh ma. No, scusate, ma dove sono? Aspetta. Dove sono? No. Ah, perché si è abbassato. Ah no, siamo su, ok. È vero, perché si è abbassato. Non sono più dove ero prima. Sì, ho capito dove sono. Vedi, Profi è veramente una bastardata, eh. Cavolo, io pensavo ci fossero gli insetti. Saperlo l'avrei portato dietro. Ovviamente. A saperlo. Ma adesso ci sono le scimmie che mi bloccano. E
quindi è un problema. So dove passare, però... Fizzega. E vabbè, ci proviamo. Ci proviamo. Ci faremo colpire un pochettino, ma... Spero non troppo. Aia. Fammi passare, scimmia bastarda. Guarda, guarda. Ti bloccano proprio. Ti bloccano. E ti danneggiano. Cioè, bastarde. Dai, Rossano. Ho fatto bene a venire con Billy, però. Ok, e siamo su attenzione arancione. Bene. Bene, fa piacere. Sì, ma non potete farmi usare una roba che era all'inizio e che dalle istruzioni c'era scritto serve solo lì. E porca vacca, uno... Cioè... Allora, io sono stato anche fin troppo previdente, probabilmente, a portarlo fino qua. Il rampino. Però... Aspetta, prendo questo. No, non il fucile... Trampino. E prendiamo la pianta, dai. No, se per caso dovessi, spero ci sia una pianta verde. Ok. Ok. Il fatto è che l'unica via è quella. Cioè, nel senso, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra. Però no, lì c'erano delle scimmie, me lo ricordo, quindi no. La via più diretta è questa qua, non ce ne sono altre. Non ce ne sono altre. Inizia, oh, che due palle. No, veramente qua l'hanno... C'è la difficoltà, a parte che vabbè, è difficile. Ok, ok, difficile. Però la situazione è più difficile. Adesso io qua verrò preso e sarà un miracolo se passerò con pericolo. Sarà un miracolo. Perché schivarle è dura, anzi non riesce a schivarle. Potrei fare... Guarda, guarda. Cioè come fai a passare? Ok? Ok, sono passato, dai. Sono passato ma sarò su pericolo. Mi vedo. No, no, ok. Vabbè, almeno un paio di colpi posso prenderli prima di morire. Anzi, uno. Visto che il secondo è quello mortale. Vabbè. Ok. Allora. Sono qua. Vieni qua. Ci scambiamo. Allora, riscambiamoci le cose. Così. Scambia così. E vabbè, lei tiene questo, dai. Sì. E però la pistola. E perché ho qualcosina, ho preso appunto la piantina e qualcosa in più. Allora, facciamo così. Vediamo. Però se trova qualcosa non lo può raccogliere. Allora, facciamo così. Aspetta, scambia. Così. Scambia. Ecco, così. Stiamo così. Ok. Rampino. Sì, meno male, sennò dovevo andare fino in fondo nel seminterrato dove ci sono gli zombie, prenderlo da lì, casino. Casino. Servirà ancora il rampino? Bella domanda. Bella domanda. Ah, scala.
Sì, spero non ci sia nessuno. Cioè, sì, non posso portarmelo dietro col dubbio che magari serve ancora, però è perché mi occupa due slot. Cosa c'è qua? Totò sembra alimentare l'ascensore. Aziona, non so quale ascensore, ma... Ok. Ecco, cioè mi serve una cosa, una pianta verde. No, metto la rossa, ma porca vacca. La porta adesso è aperta, ok. No, la rossa la lascio lì. Ok. Vedere. Ah, l'ascensore è qua. Ok, però io adesso salverei. Non siamo su pericolo, siamo su attenzione arancione. Beh, speriamo in bene. Speriamo in bene. No, alla fine c'era solo la pianta rossa. Ok, adesso. Eh beh, Rebecca o Billy, mi sa che alla fine è un po' uguale. Che se Billy è pieno. Vabbè, facciamo così. Sì. Come on. Okay. Andiamo, salviamo. Eh sì, dai, però almeno uno spray qua potevano metterlo, eh. Uno, non dico due. Uno. Sì, salviamo. Ok. Qua. Sì. Bene, andiamo all'ascensore, immagino andremo giù. Visto che i laboratori sono sempre sotterranei, ovviamente qui sotto la chiesa. Particolare come posto. Ok. Aspetta, ma non siamo... Allora, noi ci equipaggiamo con questo. E Rebecca... Aspetta, compagno. Aspetta. Equipaggio, ok. Va bene tutto. Non andiamo disarmati. Ok, va giù da solo. Arrivati? Sì. Allora, una catacomba, ecco. Qua c'è scritto qualcosa. C'è una scalinata che conduce in alto, ma ora è crollata e non può essere utilizzata. C'è la porta. Sento dei passi, aspetta. Ma forse sono i nostri, ma nell'eventualità io avevo messo... Ah no, è su attacco, Rebecca, va bene. Lo scaffale è colmo di libri di biologia. Documento. Diario di Marcus 2. Questa pagina è stata lacerata. Non ci sono gravi motivi di preoccuparsi, ma ho rinchiuso le mie piccole in una capsula speciale. Purtroppo non posso tenerle con me, potrebbe essere pericoloso, le nasconderò in quel posto. Se vuoi nascondere una foglia, lasciala in una foresta. Per aprire la capsula è necessario utilizzare il decolorante e non c'è pericolo che gli uomini di Spencer riescano a capire come riuscirvi. Ma parla delle sue sanguisughe, e perché dovrei... Guarda, questo si alzerà. No, serve ancora... Ecco, serve ancora il rampino, vedi? Lo scaffale contiene numerosi libri che trattano di virus. Titoli notiziari
ti sono per nulla familiari. Aspetta un attimo, quindi devi andare su Rebecca. Ah, qua c'è la macchina da scrivere, poteva saperlo, sarò anche qua, vabbè. Un ascensore semplice per il trasporto degli oggetti. Sembra essere collegato alla sala operatoria. No. Qua ci abbiamo l'inchiostro e lo prendiamo. E non c'è nient'altro. Vabbè. E solo, vabbè, tengo Rebecca con la pistola. E cosa devo fare? Aspetta un attimo. E il rampino. Quindi possiamo stare anche così. L'erba rossa. Troverò un'erba verde? Non lo so. Vabbè, l'erba rossa la lascio qua. Ok. Devo portare in forza dietro il rampino e la pistola, basta. Quindi ho solo due slot. No, Billy è inattivo. No, aspetta un attimo. Mettilo in attacco, si sa mai. Allora, stai qui, Billy. Ok. Ma qui... Ah no, niente, ho visto male. Andiamo su. Quindi immagino che dovrà spedirmi su qualcosa, Billy. Io controllo sempre. Mi è sfuggito qualcosa. Ok. Allora. Vabbè, ho appena salvato, eh. Quindi sono tranquillo. Più o meno. Qua c'è computer. Contiene una sorta di organo interno. Aspetta, c'è un documento. Diario del direttore del laboratorio. Oggi per ordine del direttore Marcus ho dovuto cambiare il codice di accesso alla piattaforma. Più tardi gli ho chiesto quale fosse la fonte del nuovo codice di accesso. Mi ha risposto che si basa su qualcosa di particolarmente significativo nella crescita dei suoi figli. Ma il direttore è un tipo solitario. Non è sposato e sono sicuro che non ha figli. Che cosa avrà voluto dire? Eh sì, parlava delle sue schifosissime sanguisughe. Qui c'è una tanica. Dio santo. Senti, io continuo a sparargli. Spero muoia. Aia. Ma col cavolo. Ecco. No, no, la pistola non gli fa niente a questi. Porca, va, come faccio? Vabbè, adesso il pezzettino me lo rifaccio io. Come faccio a... Devo dargli il fucile a pompa. La testa gli era saltata. Col fucile a pompa. Forse se lo faccio a pezzi... Magari, perché lì c'è la tanica, però non la bottiglia. Provo il fucile a pompa, dai. Resident Evil Zero. Allora, rieccomi qua. Col fucile a pompa ho solo 4 colpi. Vediamo cosa riusciamo a fare. No, niente, non riusciamo a fare una mazza. No. O ce ne voglio un di più. L'altra volta la testa li avevo fatta saltare. E allora passo. Siamo su pericolo, no? Ho sprecato 4 colpi così. No. Vediamo, però almeno se muoio so quello che devo fare. Passo. Guardando in basso poi scorgere una scalinata. Ma trovo pericoloso scendere da qui. Va bene. Qua è chiuso, è chiusa. Cioè passo in velocità. Magari facciamo così. Cioè adesso guardiamoci in giro. Sono completamente disarmato. E due taniche ovviamente. Perché mettere una tanica nella bottiglia era troppo, no? Ovviamente. Ancora... Ah, guardala qua, tanica. Ecco, grazie. Grazie. Hanno messo
Bottiglietta, va bene. Strano. Qua aspetta, no, non salvo. Non salvo. Prendo questa. Eh sì, solo il fuoco gli fa qualcosa di serio. Equipaggio. A saperlo. Qua è chiusa, non puoi aprirla. Do un'occhiata in giro. Sono sul pericolo. Se muoio mi rifaccio tutto il pezzo. E stavolta proprio corro sparato. E vengo direttamente qua. Ok, quindi qua niente. Qua. E poi gli lascio la pistola. Le lascio la pistola. Che ci saranno sicuramente degli zombie. Cioè guarda, guarda questi. Questi si alzano tutti. Aia. Questo. Ah. Bene. Io non mi avvicino a quello, però. Dati sulla crescita delle sanguisughe. 3 febbraio 78. Virus T somministrato a 4 sanguisughe. L'istinto di sopravvivenza le conduce ad un primo stadio di parassitismo e aggressività. In seguito si riproducono e moltiplicano. Tale tenacia biologica ne fa esemplari perfetti per la ricerca nell'ambito delle armi bioorganiche. In seguito non sono stati osservati cambiamenti di rilievo. 10 febbraio 78, 7 giorni dopo la somministrazione del virus T. Rapida crescita, raddoppiamento delle dimensioni, evidenti segni di mutazione in atto, riproduzione prolifica. Nel giro di un'ora il loro numero raddoppia. Ma un appetito insaziabile le costringe al cannibalismo. È stata aumentata repentinamente la quantità di cibo fornito, ma due esemplari sono andati persi. Perché il 2 era evidenziato? 7 marzo 78. Fornite esche viventi, ma perdita della metà degli esemplari a seguito dei tentativi di difesa delle esche. Tuttavia le sanguisughe apprendono rapidamente e cominciano a sviluppare metodi di attacco collettivo. Stanno inoltre abbandonando il cannibalismo. La loro evoluzione sta superando di gran lunga le attese. 22 aprile 78. Le sanguisughe non mostrano più alcun segno di comportamento individuale. Anche quando non si stanno nutrendo, si muovono in gruppo. Divorano qualsiasi cosa venga loro offerta, con un'efficienza stupefacente. 30 aprile 78. Un dipendente ha scoperto per caso i miei esperimenti. Potrebbe essere un umano rappresentante una fonte di alimentazione? Come reagirebbero le sanguisughe? 3 giugno 78. Un giorno da ricordare. Oggi mi hanno imitato per la prima volta. Devono aver riconosciuto il loro papà. Splendide creature, nessuno riuscirà a portarvi via. Ah, ecco perché... prendono le sembianze un po' strane. Vabbè, lo scaffale è colmo di vari strumenti da laboratorio, sembra tutto usurato. È stato riempito di liquido biorganico, la strumentazione circostante è accesa. Se io non mi avvicino a quello zoppio, ma di qua si va. Questo? Un ascensore? Se vede l'asporto? Ah! No! Oh sì, no, sì, no, sì, sì. Sì, se ci sta il rampino, così me lo tolgo dalle palle, sto rampino. Ecco, è troppo grande. Va bene. Ci sta? Come non ci sta, dai? Vabbè. Troppo grande. Va bene. Eccoli lì. Via! La madonna. Qua è pieno. No. Allora, come ho detto, rifaccio tutto il pezzo. Corro veloce. Mi porto la pistola con le munizioni annesse. E questi sono tantissimi. Li facciamo fuori. Per forza. Resident Evil. Ok, rieccomi qua. Sono corso senza guardarmi indietro, ho preso però a sto giro la mappa del laboratorio
l'inchiostro lo lasciamo qua. Andando in giro qua così ho visto una scala, attenzione. Qua non avevo visto. Sembra troppo alto per... Ah, non c'è una scala. Ah, sembrava. Vabbè. Allora niente. Link Ribbon lo lasciamo lì. Qua è chiuso. Vediamo. Andiamo... Sì, dobbiamo andare dove eravamo prima. C'è una marea di zombie. Vabbè. Però non uso la Molotov. Aspetta, fa vedere. Ok, qua sì, di qua. Sì, comunque un laboratorio... Cioè, proprio vecchio stile, se vogliamo, proprio vecchio. Cioè, nel senso... Se non sotto una chiesa, molto stile... Non so, medievale in un certo senso. Attenzione. Attenzione. Ok, non avviciniamoci. No, non rischio, non rischio. Questo l'abbiamo già letto. Qua ovviamente non c'è niente. Io qua non ho toccato. È pieno di gas tossico. Per questo la sicura è stata attivata. Cos'è? Si è messo un dispositivo per pompare gas nella stanza adiacente. Il dispositivo è vuoto al momento. Ci va messo il dispositivo, capito. Però aspetta, evitiamoli. Guarda che ha girato la testa. Quello sta lì, aspetta solo il momento che passi uno, eh. Maledetto. Ok. Attenzione. Allora, ti dico... Merda. Qua però lo spazio... È veramente poco. Devo usare la tecnica, la solita tecnica. Entrare, entrare, uscire, entrare, uscire. Sei ancora qui. Mizzega. E non posso sparare un colpo se è così vicino, Adesso è sparito. Aspetta. Ok. Sarà morto? Questo è morto. Questo è morto. Ok. Non so se i colpi basteranno però, Non lo so proprio. Ma che mira di lì? Perché lì c'è lo zombie a terra. Madonna, è un colpettino gliel'ho dato. Erano tantissimi però, sì, ma qua bisogna avere un arsenale. A parte che, come abbiamo potuto vedere, le granate non è che siano... Cioè, magari fanno tanto danno, ok, però... L'esplosione... Aspetta. Non mira nessuno. Non sta mirando nessuno perché è lontano. Ciao. Ok. Si era resettato lontano. Ok. E in questo caso invece la mira automatica, diciamo che aiuta. Ancora ne abbiamo un po' di colpi. Meno male avevo preso quelli nella stanza là in fondo. Nell'istituto. Ok, sto qua nell'angolino. Basta, si è fermato. Si è fermato. Aspetta, tanto questo... Questo mi sa che si alza, ma non voglio sprecare colpi. Ok. Arrivi? No. Attenzione.
ce n'erano tantissimi prima, eh. Aspetta. Aspetta che... Ok. Ok. Ma ce n'erano tantissimi prima. Scusa. Era pieno. Oddio, lo spray, non ci credo. Non ci credo. E abbiamo un solo posto. Vabbè, prendiamolo. Intanto lo prendiamo. Aspetta un attimo, puoi usarlo. Lo scaffale è colmo di svariate sostanze chimiche. Sembra che siano utilizzabili a scopo chirurgico. La porta è decorata con un busto di Marcus. C'è un foro alla base riservato a qualche oggetto. Ok. Ma no, ho visto male prima. No, non ho visto male. Mi pare ce ne fossero di più. Sembra di essere una sostanza che... Mettono nella... No, no, cosa? Chi? No, aspetta. Leggiamo. Rapporto dell'investigatore. Dottor Marcus, cofondatore con il presidente Spence dell'Umbrella Corporation, scomparso 10 anni fa. I risultati delle sue ricerche sono stati mantenuti segreti per tutto questo tempo. I motivi ci sono apparsi evidenti. Qui al centro di addestramento diretto, dottor Marcus. Beh, non proprio qui. Più che altro nei sotterranei. Una volta avventurataci nel sotterraneo, avventuratici nel sottosuolo, tutto ci è parso più chiaro. Vi abbiamo trovato le prove delle ricerche condotte dal dottor Marcus sul prototipo del virus T, chiamato progenitore. Le prove di anni e anni di orribili esperimenti condotti su dipendenti della società trasformati in vere e proprie cavie. Non sappiamo con esattezza il numero di individui costretti a partecipare agli esperimenti, ma secondo i nostri calcoli i soggetti coinvolti dovrebbero essere almeno 20. Alcuni di loro eliminati appositamente per custodire l'atroce segreto della società. Non so dove si trovi il dottore in questo momento, ma considerando la recente e rapida crescita dell'Umbrella Corporation, non posso fare a meno di credere che le sue ricerche stiano continuando. Già, le sue creature sono ancora in vita e continuano a crescere nell'ombra. Quelle cose, il frutto delle sue ricerche, infestano questo istituto. Le pagine restanti del taccuino sono assenti. Qualcuno investigava. C'è una specie di cosa misteriosa sul tavolo operatorio. Ovviamente non c'è nulla. Però, vabbè. Questo sembra di essere... Sembra essere una sostanza chimica, no? Di essere, vabbè. Metterlo nell'apparecchio per mescolare? Ma cosa? Aspetta, cosa? Il lavandino è vecchio, arrugginito e ricoperto di sporcizia. Quindi qua c'era lo spray. Ok. Lo scaffale è colmo di svariate sostanze chimiche. Sembra che siano... Vabbè, sì, l'ho già letto. Quello però si alzerà. Allora, quindi, fa vedere la mappa un attimo. Io farei una cosa adesso. Secondo me ci manca qualcosa. Fa vedere la mappa. Infatti, là è chiuso. Allora... Qua, ok, facciamo una cosa. Possiamo spedire giù la roba, giusto? Qua. Perché potrei... Ah, però è vero, adesso... Siamo carichi. Allora, questo non ci sta, abbiamo visto. Potrei, perché io... Allora, ho lo spray, però vorrei tipo usarlo quando sono su pericolo, visto che fa recuperare tutta la vita, così ottimizziamo. Quindi potrei fare una cosa. Allora, momentaneamente
qua che c'è la macchina da scrivere. Qua secondo me però ce n'è solo uno di... Abbandona, sì. Di inchiostro. Adesso vediamo. Secondo me sì. Fammi vedere. Ah no, 3. Ah, non me l'aspettavo. No, perché ce ne ha fatto trovare prima. Forse, allora, prima forse era uno. Perché so, ho notato che certe volte te ne dà uno, certe volte te ne dà tre. Cioè, non te ne dà sempre tre. Allora, facciamo così. Io uno lo uso per salvare adesso. Sì. Ok. E andiamo qua. Sì, 10, 11, 12. Ok. Così. Perché devo liberare... Devo far fuori, per forza... Ok, questo lo abbandono. Ah, oppure potevo darlo a... No, abbandoniamolo, si sa mai. Allora, vediamo come va. Cioè, se mi becca... Una volta io apro il menu e mi curo. 3 credo basti. Non ne sono sicuro, ma spero bastino 3. No, non era qua. Era qui. 3 molotov. Comunque ho salvato. Adesso vediamo. Per gioia dei casi. Posso ricaricare. Ok. 1. Ok. Ok, via. Ok. Ok, via. Perfetto, perfetto. Non mi ha preso neanche una volta. Ottimo. Così lo spy lo riserviamo, se riusciamo, Lo teniamo. Ah, guarda qua. Mizia, l'ho vista adesso che sono tranquillo. C'era la bottiglia. Allora ne facciamo un'altra. In questo caso sì. In questo caso metti che ne incontro un altro. Ok. Non l'avevo vista. Combina. Ah, 6 addirittura. Urca. Se troviamo un'altra bottiglia. Ok, vabbè. Così, fammi vedere qua se c'è qualcosa. Che qua non abbiamo visto, c'era davanti lui. Vedi che c'è qualcosa. Una collezione di esemplari di sanguisughe. Premi il pulsante. Sì. Una delle capsule brilla. Prendere capsula per la sanguisuga? Forse ci servirà. La prendo. Queste capsule contengono esemplari umani. Ognuno ha stampato sul volto segni di immani sofferenze. Ok, sì, questo l'avevamo già letto. Vedi che ci mancava... mi sentivo che mancava qualcosa. Qua non avevamo guardato. Anche la bottiglia, infatti. Allora, facciamo una cosa. La parte superiore della statua è stata ridotta in frantumi. Per lo più adesso abbiamo liberato. Praticamente. Solo che qualche zombie per terra c'è ancora. Aspetta un attimo, adesso. Ah, magari forse ho capito dove inserire quella, anche se è una roba per la sanguisuga. Vabbè, fa niente. Allora, qua lasciamo questo. Sono qui, vero? Sì, eccoli qua. 1, 2, 3. Ok. Così abbiamo uno spazio libero. Ok. Adesso... No, madonna, sbaglio sempre strada. Di qua. Era qui, attenzione. Guarda che muove la testa. Muove la testolina. Teniamoci
Ah, l'altro, ok, l'altro per ora è intangibile. Però appena facciamo qualcosa sicuramente viene su, però vabbè. Dobbiamo fare acqua. Sembra essere una stanza chimica, mettere un apparecchio per mescolare. Ah, vedi? Ho capito e non l'avevo notato prima. Sì. Adesso la stanza rossa è un apparecchio per mescolare. Adesso devo andare di là. Ok. Lo prendiamo anche l'altra sostanza e poi la mettiamo lì dentro, probabilmente. Ok, controllo. Sì. Stanza rossa è già, ma questa non è rossa. Ah, sì, aggiungi. La stanza verde e la stanza rossa sono state mescolate per ottenere un decolorante. Aspetta, decolorante ne parlava un documento o sbaglio? Cavolo, si ricorda. Aspetta, aspetta. E dov'è? Sarà qui? Dati sulla crescita. Era qui? Aspetta. Bla 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 bla. No, no, no. No. Decolorante. No, rapporto sull'investigatore non penso. Direi di no. Deve avere il direttore. Boh. No, io il decolorante mi sembra di averlo già sentito. Aspetta. Diario di Marcus 2, forse. Eccolo qua. Eccolo qua. Ok. Allora. Se vuoi nascondere una foglia, lasciala in una foresta. Giustamente. Per aprire la capsula è necessario utilizzare il decolorante. E non c'è pericolo che... Ok, riesco... Ok. Mi sa che dobbiamo inserirlo là. Mi sa che dobbiamo inserirlo là. Attenzione alle sorprese adesso, eh. Allora... io non mi sento tranquillo. Allora, faccio una cosa, guarda. Tanto i nastri alla fine ce li abbiamo. Anzi, Billy ne ha una caterva. Io salvo ancora, sì. Fa niente. Tanto non è mica. Non sono mica qui a cercare di ottenere la valutazione migliore. Ma essendo ferito, ho lo spray, è vero. Però se riesco a tirare e a usarlo veramente quando serve, non sarebbe male. Quindi. Visto che poi ho liberato un po' tutto in maniera abbastanza bene, abbastanza tranquilla, salverei un'altra volta. Però stavolta vado a sovrascrivere, va? Cioè questo. Ok. Perfetto. Ok. Tanto mica me, cavo, me ne frega la valutazione. Basta andare avanti e mi va bene tutto. Ok, così se dovessi, non faccio in tempo a usare lo spray, dovessi morire, eccetera, eccetera. Ecco, sbaglio strada. Almeno non devo ribattere l'uomo sanguisuga e non devo ribattere gli zombie qua dentro. Ok. Anzi, dell'altra stanza. Allora, usiamo fare gas. Il dispositivo è vuoto al momento, ma non va messo qui. Aspetta, ho capito male. Capsula per la sanguisuga. In teoria c'è il decolorante, no? La capsula si va a continuare. Ah, ma no, scusate. Qua, ok, Madonna. Qua, decolorante. È vero che lei è il piccolo chimico. Lei c'ha il kit del piccolo chimico. Sì, ce l'abbiamo qui. Ok. Ma serve il decolorante? Io pensavo forse devo combinarlo. Proviamo. Sì. Amuleto sanguisuga. Ah. Amuleto sanguisuga blu. Una scultura blu a forma di sanguisuga. Ho capito dove va inserita questa. Ok.
Non va qua. Va di qua. Vabbè. Sono arrivato dopo. Infatti mi sembrava una forma un po' diversa. Ok. Va qua. Non succede nulla. Forse stai usando la chiave... Come la chiave sbagliata? Scusa, la forma è quella. La porta è decorata con un busto di Marco. C'è un foro alla base. Mizza, è uguale. Amuleto sanguisuga blu. Scusa, Chiave sbagliata. Aspetta un attimo, a vedere una cosa. Boh, va bene. Vediamo. Cosa ho sbagliato? Fammi tornare nel laboratorio. Qui la luce è sempre rossa, ovviamente, ma non posso neanche più cliccarci, quindi qui non c'è più nulla da fare. E i fusti lì delle sostanze chimiche? Aspetta, fammi vedere se per caso c'è neanche qualcun altro in giro che non ho visto. No. No, qua sembra... No. Ok, sì, ok. E se ci riclicco... Manca qualcosa, ovviamente. Dove era il fusto? Qui? Qua ce n'era uno. Non penso vada qua l'oggetto. Non credo proprio. Eh no, vedi, no, infatti. Qua. Sostanza chimica. Sì. Sostanza rossa, ma se io faccio così... Vedi, no. Ovviamente no. E se... Aspetta, ottengo ancora... Ma fine, ma nel primo mi ha rotto le balle Rebecca, che aveva le dosi limitate di medicinale. E poi c'è il piccolo chimico dietro. Cioè, scusa. Ok, sì. Aggiungi. Sono stato... Ho ottenuto decolorante. Non è che devo aggiungere ancora? Proviamo. Sì. Verde decolorante. Sostanza rossa. Combina. No. E se faccio... sì. Sì. Decolorante, ma... No, già fatto, ma un passaggio l'abbiamo fatto giusto. No. Sono un po' così, non so... Aspetta, però il... adesso che l'ho visto, il montacarichi... Per me non è casuale, aspetta, perché va bene, ok, magari c'è qualche oggetto che ci serve da andare giù, eccetera, però non vorrei che Billy dovesse farci qualcosa, fa vedere. Billy è qui, poverino, anche lui. Qua non c'è nulla di chimico, robe simili, no. No, mi sembra di no. Assolutamente no. Torniamo Rebecca. Dov'è che era la... Ah, qui era, aspetta. L'altra bomba, non lo so.
Beh, ci devo. Cioè, non so, mi sa che devo pensarci un po' qui, perché. Fatto un enigma un po' fatto un po' casualmente, mi è venuto giusto. Però adesso. Sì. Sostanza chimica rossa. Sostanza verde. Ah, quindi qua abbiamo tenuto una sostanza verde. Adesso. No. E se. Sì, verde, sì. E qua siamo tornati al punto di prima, col decolorante. Qui... ah, magari... Provo a fare così? No. Non so. A parte che qua cos'è che diceva? Pompare gas nella stanza adiacente. Il contenitore lì è bello grosso, quindi non so. È vuoto. No, questo secondo me lo troveremo dentro quella porta. Cioè, oltre quella porta. Però non... Cioè, le sostanze qua sono due, eh. Non vedo altri... Qua, altre bombole... strane, non mi sembra di vederle. Quindi non lo so, fa vedere bene, ma... No, qui c'è la, c'è quella là. Ok. Qui c'è questa qua. Provo a vedere la stanza di salvataggio. Poi boh, proverò io a vedere bene in giro, non so. Verde più la cosa che abbiamo creato non funziona. Rosso più la cosa che abbiamo creato non funziona. Verde e rosso fanno solo il decolorante. Che non funziona perché l'abbiamo già usato e quindi vedere qui. Qui era chiusa perché non puoi aprirla. Qui non vedo bomboloni. Qui ci sono, ma non sono interagibili. Non lo so. Ma abbiamo una piantina che va fusa alla piantina rossa? Perché mi è venuta in mente una cosa simile nel primo, però poi non era realizzabile, se non ricordo male. Diffondere anche la, pi era la piantina viola, volevo fondere, però proviamo a vedere, a mandare su la piantina rossa. Boh, altro non... Qua c'è il montacarichi, vero? Ah no, c'è un pulsante per sì. Oh Madonna. Aspetta. Aspetta. Ho capito. Mancava quello. Aspetta. Dov'è il montacarichi? Qua. Dobbiamo passare la Molotov a... No, a Billy. Ho capito dov'è quel posto lì. Ok. Allora stiamo qui. Dunque. L'ascensore serviva qualcosa per forza. Mettiamoci dentro la Molotov. Ok. E Billy lascia il lanciagranate, tanto non ha colpi per il momento. E io lascerei anche i colpi magnum per il momento. Ok. Adesso prendi Billy la Molotov. 3 bastano, abbiamo visto. E adesso con Rebecca gli mando anche lo spray, visto che abbiamo fatto bene a non usarlo su Rebecca. Ok. Sì. Ok.
Però Rebecca adesso non sta qua, perché qua c'è uno zombie che ora non si muove, ma poi non lo so, quindi Rebecca la mettiamo. Nella stanza di salvataggio. Ma perché si sente sto suono? Ma è giù, vero? È giù, è giù. Madonna, che ansia. Come fosse qua. Sega, oh. Noi siamo in alto, tanto non è che ci può arrivare. Ok. Meno male non ho premuto subito quel pulsante. Ok, Rebecca la lasciamo qua. Ok, che qua spero sia al sicuro. Ok, e ci prendiamo lo spray. Non lo usiamo, anzi adesso io salverei. Così almeno vediamo se riesco a superarlo indenne come con Rebecca. Non credo, perché lo spazio è un po' più stretto, però vediamo.